Sospendere il concorso per 14 posti nella protezione civile è il disperato appello degli operatori, che dopo 20 anni di precariato rischiano di perdere il lavoro se non supereranno le prove selettive. Tra loro c'è chi potrebbe ritrovarsi senza un'occupazione a 60 anni, quando è praticamente impossibile trovare un nuovo impiego. Non mettiamo in dubbio l'esigenza di procedere a selezioni pubbliche, ma almeno vorremmo venisse riconosciuto tutto quello che in questi anni abbiamo fatto per la Regione, i tantissimi turni straordinari effettuati senza che ci siano stati retribuiti, scrivono gli operatori della sala operativa e del centro funzionale della Protezione Civile del Molise nella missiva inviata al presidente della Regione Donato Toma e all'assessore al personale Quintino Pallante, oltre che alla delegazione parlamentare e ai consiglieri regionali. Da 20 anni i precari, che lavorano H24 e 365 giorni all'anno, svolgono attività essenziali in caso di emergenze. La loro opera, ad esempio, è stata fondamentale durante la pandemia per il trasporto di dispositivi di protezione o beni di prima necessità alle persone più anziane e fragili che non potevano uscire di casa per non rischiare di infettarsi. Quindi ora la Regione Molise, a loro dire, dovrebbe valorizzare le esperienze e le competenze acquisite e dovrebbe recepire l'emendamento firmato dal senatore Claudio Lotito, diventato legge lo scorso 10 marzo, sulla cui applicazione è stata chiesta un'interpretazione autentica al Ministero della Funzione Pubblica.